innocente, giovane. Muoiono, ma è solo inverno in una stanza.
suonano un valzer. È la radio, una fisarmonica, ma che valzer è questo? Il valzer dei sopravvissuti. La seconda poesia sempre di Alberto, un estratto in realtà da questa poesia, su sua richiesta specifica, il crinale. Ancora sull'altro crinale, su questo. Mantenere il percorso è impossibile. Su questo, su quello, perdersi è destino. Cadere, rialzarsi, infine smarrirsi o precipitare lungo uno di quei ripidi crinali, come la roccia di prima. Essere forte, aggrapparsi, continuare, continuare, ma ecco. È tronca la spina dorsale, termina di botto su un abisso sconfinato e senza senso, come se questa creatura di un altro mondo o della preistoria avessero staccato la testa, mentre dall'altra parte la coda si allunga, confusa all'orizzonte, sinuosa e ondeggiante e senza termine. Guardare, scivolare, lasciarsi andare è tutt'uno. Anche gli alberi lontani, le luci, le case, dagli orividi, del soffio di ghiaccio, del vento, del calore che si sa, si ricorda, accanto ad un camino o intorno ad un braciere, appaiono di un altro mondo o della preistoria, sfumati, tremanti, all'orizzonte, come miraggi, irrimediabilmente persi, irraggiungibili e senza senso. Nel vuoto senza fine, non si può che morire. E questa dunque la sorte che ti aspetta alla fine del tuo inutile resistere, correre, aggrappando, di tener duro e soffrire lungo il crinale sul quale si sei avventurato alla ricerca di cosa? Emozioni, forse. Il crinale, la neve in cui hai tenacemente affondato i tuoi arti, consumato le tue lunghe, alla ricerca di che cosa? Nulla. Passione, forse. Potevi fare altro? Forse. Morire. Come? In un cratere vulcanico alla fine. Dall'ampia bocca sgretolata e corrosa, l'avica morbidezza della liquidità pastosa che circonda il cunicolo dell'abisso. Qui sì, creature mostruose o infernali della preistoria o di un altro mondo ti attendono e tu, ad esse, docile, ti consegni. Pago di essere ancora vivo, facile ancora. Precipiti nell'abisso. Incredibile, assurdo. Chi l'avrebbe mai detto? Un abisso tra il crinale e il vento, il deserto e il fuoco. Alla fine non potrai che morire. Quanto al piacere, com'è possibile? Così. Potresti morire, ma vorresti forse morire di questo? E l'amore? Bello e sconosciuto amore? Non dire così. Ma poi questo, il destino? E tutti quelli che volto in su guardavano non vedevano che la notte e sulla luminosità lunare di essa stagliarsi, risalenti dal ciglio della lunga spina dorsale, dominante la catena montuosa, sbriciolati, sbuffi di neve, alti, sfumati, sull'infinito deserto di neve. Al caldo e al sicuro qualcuno riattizzava il fuoco o ravvivava la brace. C'era chi si segnava ad ogni ululato che andava a perdersi nel mondo preistorico della sua fantasia. Grazie, Liliana Spese. Dirò solo che queste poesie sono contenute nel libro di cui parlavo prima, Le stagioni, scritto con pseudonimo Algor, e hanno segnato un po' un cambiamento che io scrivo da sempre, però poi sa, ci sono i periodi con tutte le cose. Buon cambiamento, abbiamo nel 2004, quando è stato pubblicato, diciamo che siamo intorno al 2002, così c'è stata la faccenda americana nei Twin Towers, 11 settembre del 2001, che erano dato molta suggestione, perché l'11 settembre è stata la stessa data, quindi nel 1943, per la presaglia, mio padre morì in una
fucilazioni che i tedeschi avevano previsto, di 10 ufficiali italiani, varie ufficiali a 9, come ritorsione per la morte di un ufficiale tedesco. Poi nel 2001 era nata, nel 2000 era nata la mia prima nipotina, per cui si era tutta un'emozione, e quindi volevo comunicare questo. Grazie a tutti, e do la parola a... Scrivere.